Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie siano rese al Signore perché possiamo svolgere questo culto di adorazione tutti insieme. Che bello. Il Signore che pensa per ognuno di noi ci dà anche l'occasione di venire a casa nostra per incoraggiarci a proseguire nel cammino insieme con Lui. Lui trova tutti i modi come potersi avvicinare a noi per farci comprendere il piano che ha per ognuno di noi. E attraverso la sua parola convoglia l'attenzione del nostro cuore per dare le direttive che noi abbiamo bisogno. Quando noi ubbidiamo al Signore, scopriamo che man mano che proseguiamo, il meglio è davanti a noi, perché in realtà Egli vede oltre dove noi vediamo. Anche qualche volta, quando non ci risponde, mentre andiamo avanti, scopriamo che ha fatto bene a non risponderci. Perciò dobbiamo acquisire quella fiducia di lasciarci guidare da Lui, condurre da Lui. Lui fa ruotare l'universo in un modo speciale. Pensa alla Terra, ruota in un modo così fermo, puntualmente porta la sua rotazione. L'universo intero è così. Noi dobbiamo avere un poco di fiducia, perché io credo fermamente che lui ha un piano anche per te e per me, solo che noi, perché abbiamo la nostra propria volontà, molte volte vogliamo fare come ci dice la testa e molte volte non è secondo il piano di Dio per noi. Ci dobbiamo fidare un poco di più del Signore, perché se stasera siamo qui insieme non è capacità né tua e né mia, perché tanti non ci sono più. Non è che noi abbiamo fatto qualche cosa di speciale per essere insieme. Ha voluto Dio, è piaciuto a Dio che nella sua benignità e bontà ancora stasera ci porta a comprendere qualcosa che abbiamo bisogno perché Lui vuole perfezionare e indirizzare il nostro cammino nella giusta via. Prima che andiamo avanti, vogliamo cantare un bel canto che dice: la mia casa è fondata sulla roccia. Mettiamoci insieme perché man mano che stiamo costruendo il nostro carattere, la nostra vita cristiana sulla parola del Signore, stiamo proprio facendo così. Se ci vuole qualche altro mattone stasera, Lui ce lo dà. Noi posizioniamola al posto giusto, perché così continuiamo a costruire sempre meglio la nostra fede, il nostro carattere, la nostra vita cristiana, la nostra vita spirituale sulla parola del Signore. Cantiamolo insieme questo bel canto. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. Per lo Spirito Santo, sai che è dimorante dentro di te? Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Cantiamolo insieme. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei. Perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa. Chi io temerò,
Confidare nel Signore vuol dire avvitare la nostra vita con la sua e ci manteniamo legati. O il contrario, c'è una bella sedia qui. Credere nel Signore non vuol dire stare titubanti, regge o non regge. Tu hai qualche divano dove sei tu? Qualche buona sedia? Vuol dire poggiarsi sul, poggiati tranquillo, perché allora vuol dire che tu hai fiducia che sostiene tutti i chili che tieni. Alleluia. Credere nel Signore Gesù vuol dire proprio poggiarsi su di Lui, confidare su Lui. Te lo spiego lentamente, perché in modo che quando viene la tensione, preoccupazione, ti devi poggiare sul Signore. Credere in Lui vuol dire come quando ti metti sul divano. Ah, grazie Signore. Credere nel Signore vuol dire poggiarsi su di Lui. Credere nel Signore vuol dire avvitare la nostra vita come quei bulloni che mantengono grandi pesi perché sono abbullonati. Avvitiamo la vita con il Signore. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore che guidi questo insieme stasera. Ricordati, credere nel Signore vuol dire poggiarsi su di Lui. Che arriva, arriva. Se arriva la tempesta, che arriva? Io sono poggiato sul Signore. Cerco di muovermi in qualche modo da non restare abbandonato, ma Lui non mi fa sprofondare più di quando Lui decide, perché ha tutto sotto controllo.
Lui sa i capelli del mio capo e del tuo capo, non gli sfugge nulla, alleluia. Lui ha un cervellone, non finisce mai, perciò possiamo contare su di lui. Preghiamo insieme che guidi questo insieme, preghiamo che lo Spirito Santo si spanda su di noi, in lungo e in largo, che influenzi la nostra mente, perché abbiamo bisogno, io che parlo e tu che ascolti, perché questa è opera dello Spirito Santo. Se tu ti apri a Lui, Lui ti parla, ti benedice, ti unge, ti fa comprendere. Se io faccio altrettanto, allora siamo tutti di pari sentimento per essere influenzati dalla presenza e dal potere dello Spirito Santo sulla nostra vita e nella nostra vita. Egli energizza il nostro essere, apre gli occhi del nostro cuore e ci fa vedere quello che ci vuole dire e quello che ci vuole dare. Preghiamo insieme, Signore. Andiamo a Lui, chiudi gli occhi, apri il cuore e diciamogli insieme, Signore, presiedi Tu questa sera in mezzo a noi, in mezzo a tutti noi e presiedi nei nostri sentimenti. Signore, devi guidare Tu ogni cosa, te lo chiediamo. Predisponi i nostri cuori di essere aperti nella Tua presenza per ricevere quello che Tu ci vuoi dare. Te lo chiediamo tutti insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo che è alla Tua destra, che per lo Spirito Santo trasferisci nella nostra vita quello che ci vuoi dire e quello che ci vuoi dare. E noi, Signore, tutti insieme Ti vogliamo già ringraziare perché sappiamo che Tu operi in nostro favore e insieme Ti diciamo grazie, grazie, grazie. Amen, amen, gloria al Signore. Cantiamo un altro bel canto, il 515, che dice «Volgi lo sguardo a Cristo». Noi i nostri culti sono impiantati, sostenuti e continuano, cominciano e finiscono con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tutte le altre bagatelle non servono a niente. Tutti i musei con tutte quelle statue dentro non servono a niente. Dice la parola del Signore che come sono loro, così sono coloro che li adorano. Cioè abbiamo detto l'altro ieri che da un tronco, quando noi adoriamo un tronco lavorato, noi siamo un altro tronco, siamo due tronchi, spendi tutti e due, uno secco e l'altro secco spiritualmente. Due tronchi, non c'è vita. Mentre noi vogliamo adorare Dio in spirito e verità, che Gli fa fluire la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, perché la nostra anima è assetata di Dio, il Dio vivente, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che si è manifestato anche in Cristo e che per lo Spirito Santo fa fluire nella nostra vita la Sua presenza. Cantiamolo insieme questo bel canto.
stimerai più alla luce di ta santità. Passar dalla morte alla vita, potrai con Cristo il Signore, il mal non avrà più potere su te e sarai vincitore. Volgi lo sguardo al Cristo, contempla la sua bontà. Cose qua giù non le esprimerai più alla luce di ta santità. Gesù nel Vangelo ha promesso vittoria e salvezza può dar. Accettalo al mondo che muore, potrai la sua grazia annunciare. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bontà e le cose qua giù. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bontà e le cose qua giù non le esprimerai più alla luce di ta santità. Quando ci volgiamo al Signore, Egli cambia tutto. Sicuro, se tu ti volgi al Signore, qualcuno dice, mi ha detto, ma quelli che non sono salvati vanno all'inferno? Ho detto sì. Ma, poverini, ma se quelli non sono salvati, che colpa ne hanno? Ma la salvezza si cerca. Se la cercano, se la cerchi, il Signore te la dà e ti salva, perciò si chiama salvezza. Ti tira fuori. Ma come faranno? Ma se cercano, il Signore, quando l'ho cercato, mi ha risposto e mi ha dato la salvezza. Ci sono miliardi di persone che hanno cercato la salvezza e il Signore gliel'ha data. Se tu lo cerchi e vai al Signore, Lui ti salva questa sera, ora, mentre parliamo. Se sei prigioniero del peccato, se sei carico di colpe, carico di dolori, e vai al Signore, Egli cambia tutto. In un batter d'occhio, in un attimo non te ne accorgi, misteriosamente Egli lo fa. C'è un bel canto che dice: prigioniero del peccato, carico di colpe e dolore, da Gesù fui liberato, da quando la sua mano mi toccò. Egli vuole toccare te stasera, lasciati toccare, basta che ti rivolgi a Lui. Egli lo fa mentre cantiamo. Alleluia, cantiamolo insieme, che bello. Gloria al Signore. Prigioniero del peccato, carico di colpe tue, da
Gesù fui liberato. Allor che la sua man mi toccò, con la sua man e mi toccò, di gioia il cuore mi tornò. Tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Sempre loderò il Signore che dal mal mi liberò. Certo son del suo amore da quando la sua man mi toccò. Con la sua mano ei mi toccò, di gioia il cuore mi rondò. Tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Se sei schiavo ancora del male, Cristo ti vuol liberare e vuol darti pace e gioia. Allor potremo insieme cantare. Con la sua mano ei mi toccò, mi rondò. Tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Alleluia. Sai che vuole toccare anche te in questo momento? Alleluia. Ehi, ti tocca con la sua mano. Ma tu hai bisogno di alzare un'altra mano, la tua mano di fede verso di Lui. Alleluia. Senti il bisogno? Desideri che Egli ti tocchi? Perché il suo tocco è speciale. Alleluia. Il suo tocco è miracoloso. Alleluia. Il suo tocco è un tocco che istantaneamente Egli opera. Egli lo vuol fare adesso, ma tu vuoi essere toccato? Allunga la tua mano di fede che preghiamo insieme e di' Signore, io voglio essere toccato in questo momento, voglio essere lavato, Signore, voglio essere purificato, Signore. Io più di tanto non riesco a alzarmi per arrivare a te, ma vengo a te, alzo la mia mano di fede verso di te per dire, Signore, tocca la mia mano, Signore, questa è la mia fede, io fino qui arrivo, toccami, Signore, tocca il mio cuore, tocca la mia mente, tocca il mio essere questa sera, ora, mentre sono nella tua presenza, desidero che tu mi tocchi, Signore, diglielo col cuore, diglielo, Signore, toccami. Toccami, Signore, ho bisogno del tuo perdono, perdonami, Signore. Ho bisogno che tu mi lavi col tuo sangue, lavami, Signore, con il tuo sangue. Ho bisogno che tu dimori nel mio cuore, vieni, Signore, nella mia vita. Da questo momento io mi do a te. Da questo momento voglio che tu dimori nel mio cuore. Perdona tutti i miei peccati, lavami col tuo sangue e dammi la salvezza, quella salvezza che tu hai acquistato al Calvario per me, dando la tua vita come prezzo di riscatto in sostituzione della mia. Signore, vieni nella mia vita stasera. Tocca il mio cuore, riempi il mio cuore con la tua presenza. Lavami, purificami
e metti lo Spirito tuo Santo dentro di me. Da questo momento, Signore, voglio camminare insieme con te. Alleluia. Grazie, Signore, che per mezzo di un atto di fede, attraverso la tua parola, tu hai toccato il mio cuore stasera e io ti voglio ringraziare. Alleluia, alleluia. Grazie Signore, ringrazialo con tutto il cuore. Gloria al Signore. C'è un altro bel canto che vogliamo cantare insieme che dice Ehi venne proprio perché questa sera vuole toccare te. E lui passa con il suo messaggio e trova le folle, trova la persona, trova il singolo, trova Zaccheo, trova il cieco, trova te stasera. Lui continua a camminare per cercare e salvare ciò che era perito. Cantiamolo insieme questo bel canto, perché egli vuole operare. In ogni generazione egli opera, 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 opera. Cantiamo questo bel canto, che mattino glorioso e risplendente, quando venne, ma è più risplendente stasera che lo ricevi nel tuo cuore, che l'hai ricevuto nel tuo cuore. Alleluia. Alleluia, alleluia. Vogliamo cantare un altro canto che parla della preghiera e presentiamo la nostra preghiera, la tua preghiera al Signore. Il canto ci porta insieme, uniti, con le stesse espressioni per dire questa mia preghiera. Innalza la tua preghiera al Signore, la tua. Come la fai tu, sorella? Non la può fare nessuno per conto tuo. Noi possiamo intercedere insieme con te, noi possiamo sostenerti nella preghiera, ma quella che fai tu dal cuore verso il Signore, quella è quella vera. Perciò ora che andiamo al Signore, accingiti nell'aprirti a Lui e esponi la tua preghiera, il tuo canto, il tuo ringraziamento, la tua lode. Come secondo lo stato d'animo che vivi, così ti apri davanti al Signore. Cantiamolo insieme questo bel canto. Nei momenti della mia afflizione e le angosce del cuor, vedi tu gli affanni di questa mia vita, solo tu puoi liberare. Cantiamolo insieme. Alleluia.
mia vita. Solo tu, solo tu puoi liberare. Guarda l'anima mia, mio Signore, e conservala sempre in me. E lo scrivo nella vita tua, te lo chiedo nel nome di Gesù. Mio Dio, ascolta questa mia preghiera, e Cristo la porterà dinanzi. Alleluia. Digli al Signore: mio Dio, ascolta questa mia preghiera, e Cristo la porterà dinanzi a te. Alleluia, diglielo col cuore, vai al Signore, all'amico più caro che ci può essere nell'universo. Mio Dio, ascolta questa mia preghiera, e Cristo la porterà dinanzi a te. Vacci col cuore, rilassati nella sua presenza, parlagli a cuore aperto, chiudi gli occhi e apri il cuore, ed apriti, guarda verso di lui con tutto il cuore, fiducioso, fiduciosa, poggiati su di lui. Alleluia. Perché è l'unico che ancora risponde. Egli è fedele, in tutti i tempi ha sempre risposto, ed è l'unico che risponde ancora. Alleluia. Grida a lui con tutto il cuore: mio Dio, ascolta questa mia preghiera,
e Cristo la porterà dinanzi a te. Grazie Signore, grazie Signore. Vai personalmente davanti al Signore. Impara ad avere comunione con Lui. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Signore, rispondi alla preghiera di ogni fratello, di ogni sorella, Signore. Noi li sosteniamo perché lo Spirito Santo possa portare risposte appropriate ad ogni cuore mentre siamo nella tua presenza. Alleluia, Signore, sì, sotto questa grande tenda, mentre lo Spirito continua a soffiare, a volare, ad alitare, a restare al di sopra, sì, come una colomba che vola, Signore, sì, aleggia sul tuo popolo, Signore, fa che lo Spirito Santo in ogni cuore che si apre a te, in sincerità possa portare la risposta appropriata per quello che è il suo bisogno. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore. Sì, Signore. Sì, Signore. Rispondi, Signore, ai bisogni del tuo popolo, perché siamo nella tua presenza, mentre tu spandi la tua benedizione sul tuo popolo. Alleluia. La tua benedizione che è quella che troviamo nella tua parola che dice il Signore ti benedica, alleluia. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così mettiamo il nome di Dio sulla vita dei suoi figli. E questo facciamo, e Dio, dice il Signore, li benedirò. Signore, benedici ogni cuore che siamo nella tua presenza, Signore. Questa benedizione che tu hai voluto che Aronne e che tutti i tuoi figli continuano a benedire, perché tu non ci mandi un augurio, ma tu ci mandi la tua pace, le tue risposte, perché hai detto, e io lo benedirò. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore. Ti benediciamo, Signore. Ti glorifichiamo insieme, Signore. Riguardiamo a te, Signore. Sì, mentre cantiamo quel canto che dice, riguardando a Gesù, continuiamo a guardare al Signore con gli occhi del nostro cuore, perché è Lui, il Signore Gesù Cristo, che opera per lo Spirito Santo nella tua vita mentre tu guardi a Lui. Come il serpente nel deserto ricevevano vita quando lo guardavano, così lo Spirito Santo trasferisce il soffio divino dentro di te mentre tu guardi il Signore risuscitato che siede alla destra di Dio. Cantiamolo insieme, riguardando a Gesù, sia il motto fedele che accompagni il nostro cammino, questo cammino verso la terra promessa, verso il cielo, dove incontriamo il Signore Gesù Cristo che viene per prenderci. Alleluia, gloria a te, Signore. Yeah.
Alleluia. Ricordiamo sempre, in qualsiasi momento, guardiamo al Signore, abbiamo comunione con Lui. Egli non ci delude mai. Con Lui non siamo delusi. Se c'è qualche anima delusa, che è stata delusa da altre cose, da altri fattori, io ti voglio incoraggiare di non fermarti di guardare al Signore. C'è un bel canto che è un bel invito per te che sei deluso dalle circostanze, deluso dalle cose che ti circondano, deluso in mille modi perché ti aspettavi di più, ma non è andata così. Se sei un'alma delusa, ti voglio invitare con questo canto che dice: o alma delusa dal male e dolore, c'è speranza al Calvario per te. E tu che hai rimorsi del passato errore, c'è speranza al Calvario per te. C'è speranza al Calvario per te, ove il Salvatore morì. Egli vuole il tuo bene. Obbedisci, ne vieni. C'è speranza al Calvario per te, perché Lui ti lava, ti purifica, lì c'è la sorgente della grazia. La legge scaturita dal monte Sinai, la grazia scaturita dal monte Calvario. Alleluia. Cantiamolo insieme ed avvicinati al Signore, perché mentre siamo nella Sua presenza, Egli purifica il tuo cuore, ti cambia, ti trasforma e non ti delude. Alleluia. E gli dà la risposta che il tuo cuore ha bisogno. Alleluia. Grazie, Signore. Opera, Signore. Sì, rispondi a quest'anima delusa, a questo fratello, a questa sorella che ora si accosta a te. Rispondi, Signore, per la gloria di Gesù te lo chiediamo. Alleluia. Alleluia. Passato errore, c'è speranza al Calvario per te, c'è speranza al Calvario per te, come il Salvatore morì, e vuole il tuo bene, obbedisci e vieni.
Alleluia. Ei toglie l'affanno, la pena dal cuor, se t'accosti a colui che soffrì. Alleluia. Mi piace quella scena nell'Eden, dove Dio fece quel capolavoro di Adamo e poi stava lì, peggio di come stai tu e come sto io. Dio si avvicinò, Gesù era presente, Gesù porta la vita e dice la parola del Signore, soffiò nelle narici. Non solo tolse l'affanno, gli diede la vita e cominciò a camminare. Questa sera lo Spirito Santo vuole soffiare nelle tue narici. Ricevi da parte del Signore. Mentre Egli ti soffia per togliere l'affanno, inspira con tutto il cuore nel dire ti voglio nella mia vita e vedi come ti sblocca l'affanno. Desidera nel tuo cuore e pensa dentro di te con tutto il cuore. Voglio il soffio dello Spirito tuo nella mia vita. Perché voglio che scompaia l'affanno dalla mia vita. Fallo con tutto il cuore. Voglio te, Signore Gesù, voglio te che sei la vita. Mi devi togliere l'affanno dal cuore. Misteriosamente Egli ti fa respirare vita nuova. Alleluia, vita nuova. Lui in un batter d'occhio non ci ha messo molto per fare. Egli, quando soffia su di te, solo che tu devi essere pronto a volerlo. È un atto di fede. Fai così. Toglimi l'affanno dal cuore. Egli porta guarigione nella tua vita. È meraviglioso il Signore. Ti voglio. Quell'alito suo vitale allarga il tuo cuore spirituale, ti toglie l'affanno, ti toglie il peso e respiri, prova a respirare. Gesù, 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 alleluia, gloria al Signore, invocalo ed Egli ti risponde, alleluia. Preghiamo per la parola questa sera, mentre siamo ancora insieme. Che la sua parola ci possa parlare. Preghiamo insieme. Signore, veniamo a te perché desideriamo che la tua parola parli al nostro cuore, che lo Spirito Santo la renda viva ai nostri cuori, che lo Spirito Santo influenzi la nostra mente e il nostro cuore, attira lo sguardo del nostro cuore e soffia su di noi. Signore,
ti presentiamo la nostra nazione, ti presentiamo tutti coloro che siamo insieme, nel nome di Gesù. Parlaci. Amen. Amen. Normalmente si dice che il più forte vince e Gesù dice che c'è uno forte, ma Gesù è il più forte. Il più forte vince e questo è Gesù. Leggiamo insieme in Matteo 12, 29. Matteo 12, 29. Guardiamolo insieme. Oppure, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba, se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. In questo verso, Satana qui è dipinto come il forte. È forte con l'uomo e ci ruba, ci inganna, penetra con le sue astuzie e porta danno nella nostra vita, perché lui fa con noi il forte. In questo, proprio quello dice il Signore. Il Signore dice ancora di più. In Giovanni capitolo 10, verso 10, leggiamolo insieme. Egli è pure ladro. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Cioè, che cosa fa Satana con la sua astuzia, con la sua forza seduttrice? Si sente forte, fa il forte e con la sua astuzia e la sua superiorità su di noi come esseri umani ci allontana con inganno dalla parola di Dio, che è la verità, e ci propone altre vie. Lo fa in questo modo, consigliandoci che stiamo meglio lontani dal Signore che vicino, che stiamo meglio se disubbidiamo al Signore che se lo ubbidiamo. La stessa tecnica che usò nel giardino dell'Eden, così fa con tutti noi, se ne inventa una alla volta. Si è allenato e noi che siamo ingenui ci cadiamo e ne fa uno alla volta. E ci propone altre vie, ci ruba dalla mente e ci mette cose che ci allontanano da Dio. Leggiamo in Matteo 13,39. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Il nemico semina nei nostri cuori, dice che semina nel mondo, ma realmente nel mondo in generale, ma egli semina nei nostri cuori, il diavolo semina nei nostri cuori il contrario della verità. Ci dà sempre l'altra facciata, sempre. Dio dice così, lui dice il contrario. Dio dice così, lui dice il contrario. Quando cammini con il Signore, lui è sempre l'altra faccia della medaglia. Perché questo
ti tira nella trappola del dubbio, ti fa perdere la fede, ti seduce, mi seduce e ci incanala in una strada che poi dice se la veda lui adesso. Ci tira fuori strada e poi ci lascia andare. Importante che dove dobbiamo decidere, ci fa decidere come vuole lui. Il nemico che semina queste cose nella nostra vita è il diavolo. Questa è la guerra tra la verità, che è Gesù, e i figli del diavolo, che agiscono come lui e sono disseminati intorno a noi. Leggiamolo insieme in Giovanni 8, 44. I figli del diavolo certe volte sono più attivi dei figli di Dio, perché sono lavoratori. Voi, dice Gesù, a quella categoria di religiosi che la sapevano più lunga di Gesù, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. È buono notare questa cosa. I figli del diavolo vogliono fare quello che piace al diavolo. Da questo però possiamo imparare qualcosa. Noi figli di Dio dobbiamo fare il contrario, dobbiamo fare quello che piace al nostro Padre, tradotto in parole diverse, ciò che piace al Signore deve piacere a noi, ciò che non piace al Signore non deve piacere a noi. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare, si adoperano a questo, i desideri del vostro padre. Egli è stato omicida e lo fanno pure loro, fin dal principio, e non si è attenuto alla verità. Leggiamolo insieme, Marco, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo. La condotta manifesta la natura della nostra figliolanza. Un figlio manifesta le caratteristiche paterne, così dobbiamo fare pure noi. Noi figli di Dio dobbiamo manifestare le caratteristiche di Dio nella nostra vita. Loro, nella loro ostilità e incredulità verso Gesù, i giudei esibivano il carattere distintivo di Satana, mostrando così che il loro padre, contrariamente a quanto affermavano, non era Dio il loro padre. Il loro comportamento risultava che erano figli di Dio, perché adempivano perfettamente ai desideri del diavolo, che è bugiardo e va contro la verità. Le parole di Gesù fanno riferimento alla caduta quando Satana tentò Adamo ed Eva e riuscì nell'intento di farli morire spiritualmente. Cioè, tanto ci girò intorno a separare l'uomo da Dio. Quando siamo separati da Dio, non abbiamo la vita di Dio che fluisce nella nostra vita. Infatti, quando non siamo armonizzati con la volontà di Dio, non abbiamo il flusso dello Spirito Santo dentro di noi che porta la vita di Dio, perché lo Spirito Santo viene contristato, si mette in un angolo e non dice niente. Ci fate voi, tu vuoi fare il padrone, fai il padrone tu. Lui, Satana, è l'uomo forte con gli uomini, ma non come Gesù. Il più grande profeta, come detto da Gesù, è Giovanni Battista.
Nel capitolo 3 di Matteo, Giovanni Battista dice che se Giovanni Battista è il più grande profeta, Giovanni Battista dice che c'è uno più grande di lui. Leggiamolo insieme. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Cioè, Giovanni Battista testimonia che Gesù Cristo è più forte di lui. Gesù, dove abbiamo letto prima, aveva cacciato un demone e i giudei stavano dicendo che lui lo aveva cacciato per volontà del diavolo, cioè aveva usato il potere di Satana per cacciare il diavolo, che lui era il principe dei demoni, Gesù. Giovanni dice, non è così, perché Gesù è più forte di me. Io battezzo con acqua, che è la figura del il ravvedimento, simbolicamente il lavacro del ravvedimento che porta la libertà, ma non la porta perché è Gesù che perdona i peccati, non basta solo il ravvedimento, dobbiamo andare al Signore per essere perdonati, perché il nostro ravvedimento ha bisogno di ricevere dal Signore Gesù l'ok che per la fede dobbiamo appropriarci del sacrificio che Cristo ha fatto per noi. È più forte, Gesù è più forte. Dove abbiamo letto? Gesù non ha usato il potere di Satana per scacciare Satana. Gesù ha usato il suo potere perché lui è più forte. Ed è buono che lo sappiamo. Non solo, ma egli battezzerà con lo Spirito Santo, ci immerge nello Spirito Santo e con il fuoco, cioè egli brucia alla radice. Con la presenza dello Spirito Santo immerge il nostro essere della sua presenza e diventa, per così dire, simbolicamente per comprendere, diventa lo Spirito Santo nella nostra vita che brucia come il diserbante brucia l'erba che vuole crescere. Così la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita non solo agisce e ci porta a salvezza, ma brucia col suo potere, con lo Spirito Santo e con il fuoco brucia, è come il diserbante che non fa crescere l'erba. L'erba vuole continuare a crescere, ma il diserbante la distrugge. E non solo. Egli lega il potere di Satana. Infatti, Gesù lega le forze di Satana. Lega Satana perché Gesù è il più forte. Che è forte su di noi. Satana è forte su di noi, ma Gesù, quando noi andiamo a Lui, Egli lega il potere satanico su di noi. Ma è forte con noi, Satana, ma non con Lui. Gesù lo lega e saccheggia la casa. Quando Satana agisce nella nostra vita e noi andiamo al Signore Gesù Cristo, Egli lo lega, lo mette fuori e saccheggia la casa, cioè tira via dal nostro cuore tutto quello che Satana ha accumulato, che ha messo nei vari scaffali del nostro cuore. Gesù, che è più forte, entra nella nostra vita, saccheggia la casa, tira via come fece nel Tempio, che buttò fuori tutto per fare spazio
perché la nostra vita diventi una casa di adorazione, il tempio dello Spirito Santo. Alleluia. Mette fuori dalla nostra vita tutto quello che Satana ha depositato nel nostro cuore. Continuiamo a leggere in Matteo capitolo 12, verso 30. Chi non è con me è contro di me, dice Gesù. E chi non raccoglie con me disperde. Leggiamo il verso 29 e 30, così comprendiamo di che stiamo parlando. Oppure, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Verso 30. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde, dice Gesù. Ma che vuol dire questo? Quando Gesù opera nella nostra vita, che porta liberazione, salvezza, non possiamo restare neutri, che non sappiamo se siamo di Gesù o non sappiamo chi siamo. Quando Gesù opera nella nostra vita non possiamo restare neutri nei confronti di Cristo. Non possiamo essere un poco e un poco pro e un poco contro. Perciò dice Gesù, chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Non possiamo essere un poco così è un poco con e un poco contro, perché abbiamo visto, siamo stati illuminati, abbiamo ricevuto la liberazione, abbiamo visto come Dio ha operato nella nostra vita, abbiamo visto come ha fatto pulizia nella nostra mente, come ha risposto ai nostri bisogni. Se noi restiamo ancora che non sappiamo, vuol dire che non abbiamo capito niente. E il Signore non vuole. Ci dice, chi non è con me è contro di me. Chi, se non abbracciamo la fede a pieno titolo, non siamo né carne né pesce, non siamo né freddi né caldi, siamo tiepidi. Perché abbiamo visto, siamo stati illuminati. Qual è il pericolo di quando noi siamo illuminati e non teniamo conto di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita? Anche questo ci dice la parola del Signore. Leggiamolo insieme in Ebrei capitolo 6, verso 4. Noi quando cominciamo a camminare con il Signore e abbiamo dei riscontri nella nostra vita, se vogliamo che cresce l'opera del Signore nella nostra vita, dobbiamo decidere. Da grandi che vogliamo fare? Infatti, leggiamo insieme. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, cioè, quando noi abbiamo ricevuto la luce del Vangelo, siamo rinati, siamo stati guariti, siamo stati liberati, abbiamo ricevuto risposte dal Signore, abbiamo ricevuto risposte da parte di Dio, siamo stati battezzati, ci siamo battezzati in acqua e il Signore ci ha battezzato nello Spirito Santo, abbiamo fatto esperienze profonde con Cristo. Tutti questi benefici della grazia che Gesù ci ha dato, non possiamo restare come senza sapere niente. Leggiamo il capitolo 12 di Matteo, verso 30. Non possiamo restare neutri. Non so se devo seguire il Signore
o devo restare come sono? Forse è buono che vada a messa, forse è buono che vada al culto, forse vado un poco alla Madonna e poi vado un poco alla adunanza. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Il Signore in più parti del Vangelo, quando noi abbiamo un incontro con Lui, o siamo o non siamo. Roba così che cammina senza sapere dove va, non l'ha mai preferita. Quando Egli invitava i discepoli a camminare con Lui, dettava principi certi. Chi voleva in un momento seguirlo, io ti seguo dovunque andrai, Gesù diceva calmati, aspetta, le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno dei nidi, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Pensaci bene, perché ti può capitare che restiamo fuori stanotte. Non ti venire a lamentare poi. Chi non tiene conto delle esperienze fatte o ignora, entra nel pericolo. Frate, sorella, se tu hai fatto esperienze con il Signore e sei tornato indietro, tu non avrai una buona riuscita nella tua vita. Mettitelo nella mente. Se tu non torni al Signore, frate, sorella, la tua vita era meglio che non saresti mai nato, perché la responsabilità aumenta. La parola del Signore è molto chiara su questo. O sei o non sei. Leggiamo nel verso 6 del capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. Il Signore non vuole gente che cammina così, che non sa dove va, che cammina, che li vedi come quelli che non sai se vanno di là o vanno di là. Il Signore, persone così, non sa che cosa farsene. Curiosi, gente che si lascia andare un poco qua e un poco là. Il Signore queste cose non li vuole. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Qui dice, e poi sono caduti. Se cadono, non è che se cadono, sono già caduti. Chi ha fatto esperienze con il Signore, e ti assicuro che ne ho conosciuti tanti in questi 53-54 anni di fede, ma non ce n'è uno che stia meglio perché ha lasciato il Signore. Quelli che io ricordo, ma la parola di Dio è piena. Quando noi lasciamo e siamo caduti e restiamo che non siamo né carne né pesce, non andiamo da nessuna parte. È impossibile addirittura ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Cioè, se cadono, sono già caduti, ridicolizzano l'opera che loro stesso hanno sperimentato. E diventiamo, Dio ci aiuti, in questa fascia non ci voglio entrare, perché io ho stabilito che per vita o per morte devo seguire Gesù fino alla fine, perché Lui è degno, e so che solo così
posso godere della vita cristiana e della sua assistenza. Se no siamo come il cane che si va a mangiare ciò che ha vomitato e siamo come la scrofa che dopo lavata si va a mettere nel fango un'altra volta. Non possiamo restare neutri. Leggiamo un'altra volta cosa dice Gesù in Matteo 12:30. Mettiamocelo nella mente. Chi non è con me? Egli rispose lo 12:30. Chi non è con me è contro di me. Non dice io poi faccio così una volta, o siamo o non siamo. E chi non raccoglie, che continua a seguire il Signore, non è che disperde e basta. Deliberatamente insultiamo lo Spirito Santo perché sappiamo, ma non siamo dalla parte di Gesù. Siamo sempre a un'altra parte. Continua nel capitolo 6, leggiamo nel verso 8. Capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei. È come l'acqua. Leggiamo questo verso. Chi ha ricevuto la benedizione di Dio e non ne fa frutto, è come l'acqua che scende nel terreno e produce, anziché grano, granone e cose buone, produce spine e rovi. Questa terra è riprovata e prossima ad essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Un terreno che riceve l'acqua e anziché far crescere grano, granone, patate, fa crescere spine e rovi, è destinata ad essere maledetta e a essere bruciata. Questa immagine ci fa comprendere che è il contrario del verso precedente, leggiamolo. Così è quando noi non teniamo conto di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Quando una terra impevuta della pioggia, che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma quando è il contrario, leggiamo il verso 8, ma se produce spine e rovi, è riprovata, è prossima ad essere maledetta e la sua fine sarà di essere bruciata. Leggiamo insieme in Marco capitolo 3, verso 28, perché Gesù continua il ragionamento. Poi. Marco 3, 28. Non si ferma lì il Signore. Dice ancora di più, il pericolo è ancora peggio. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. 3:28. In verità vi dico, questa espressione che compare in tutti i Vangeli e qui menzionata da Marco per la prima volta, è utilizzata come formula introduttiva a sottolineare la veridicità e l'autorità delle parole di Gesù. Quando dice in verità o in verità vuole dire questa è la verità di Dio e non scappa nessuno. Parla a tutti, Gesù, parla a tutti.
ma il suo ragionamento è indirizzato soprattutto ai religiosi, quelli che sanno ma che non fanno, o anzi si oppongono a quello che Gesù dice. Quelli che sanno e si oppongono al Vangelo di Cristo, quelli che sanno ed interpretano a modo del diavolo anche la parola del Signore. Aumenta la dose di castigo e non c'è possibilità di salvezza. Parla a tutti e diretto ai religiosi. Gesù perdona tutti i peccatori. Questa meravigliosa promessa. Leggiamo insieme che grande promessa c'è. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferito. Gloria al Signore. Quando noi andiamo a Lui con tutto il cuore e non ci opponiamo a quello che lo Spirito Santo dice, noi siamo sempre perdonati. Ma guardiamo nel verso 29. Se noi sappiamo e volontariamente non seguiamo, noi abbiamo chiuso la porta alla salvezza per la nostra vita eterna. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Chiunque avrà bestemmiato non ha perdono in eterno. Chiunque diffami deliberatamente e con irriverenza la persona e la missione dello Spirito Santo nel proclamare la Signoria e la grazia redentrice di Gesù Cristo annulla e si preclude qualsiasi possibilità di perdono dei peccati, presente o futura, avendo espresso il rifiuto totale nell'unica base su cui si fonda la salvezza di Dio. Quando noi volontariamente, quando conosciamo e non seguiamo, vuol dire che abbiamo deciso di non fare la volontà del Signore. Quando noi ci chiudiamo allo Spirito Santo, non sentiamo più nessun piacere di fare la volontà di Dio. Non sentiamo più il bisogno, ci sentiamo autosufficienti. Quel poco di religiosità che abbiamo acquisito, quella pensiamo che è già a posto, basta che andiamo a messa due volte al giorno o basta che andiamo al culto tre volte alla settimana, pensiamo che quello è tutto e abbiamo chiuso la porta allo Spirito Santo che porta salvezza nella nostra vita. Non troviamo più nessun piacere di servire il Signore. Arriviamo al punto che quando Dio opera, facciamo esattamente come facevano quelli intorno a Gesù. Non comprendevano neppure che Gesù, il re del regno, che aveva l'autorità sopra i demoni, non comprendevano non solo chi era Gesù, ma addirittura dicevano il contrario per dire che lui lo faceva con l'autorità del capo dei demoni che si chiamava Belzebù, un dio dei cananei che era il dio dell'aria, lo chiamavano. Diciamo che il diavolo è il diavolo, che quando Dio opera, noi diciamo che è il diavolo e che il diavolo. E se lo Spirito Santo si vuole servire di qualche credente semplice, perché lo Spirito Santo ancora si serve di tanta gente, i religiosi sono quelli che si oppongono e dicono che quelle cose vengono da parte del diavolo e non è da parte del Signore.
anche nella Chiesa, questi farisei dei nostri tempi fermano l'opera dello Spirito Santo. Infatti, che cosa sta succedendo nella Chiesa? Se noi prendiamo la Chiesa del primo secolo, se prendiamo la Chiesa del secolo passato, la libertà dello Spirito Santo era un fenomeno visibile. La potenza dello Spirito Santo nei culti si manifestava in un modo speciale. In questa generazione, in questo tempo, il tutto è stato confezionato dai nuovi scribi e farisei che hanno limitato lo sviluppo dell'opera spirituale e l'hanno incastrata in una formula religiosa, pianificando il tutto che lo Spirito Santo se ne può stare pure a casa. Nel culto bisogna cantare tre cantici, il primo di apertura, il secondo e il terzo per la preghiera, la predicuccia di 20 minuti e poi, se anche c'è un parlare in lingue per essere tradotto, bisogna chiudere il culto perché è passato l'orario e manco l'interpretazione di cosa ha detto lo Spirito Santo si fa. E a questo punto abbiamo chiuso l'opera del Signore. Abbiamo fatto un bel pacchetto, ogni setta ha fatto un pacchetto per i fatti suoi. Il culto di 20 minuti, i tre cantici, è finito e corriamo perché dobbiamo andare. Non va bene. Questa categoria Gesù è stato benigno verso coloro che sono andati al Signore in fede e in semplicità, ma è stato molto duro con quelli che ostacolano l'opera del Signore. Leggiamo in Matteo capitolo 8, verso 12, come ci aiuta la parola del Signore. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Il popolo ebraico, costituito dagli eredi naturali di Abramo, quelli che hanno più conoscenza e che si oppongono allo sviluppo della vita spirituale della Chiesa, il pensiero rabbinico era agli antipodi di quanto qui espresso da Gesù. Esso auspicava l'avvento di una grande festa per i soli giudei, cui avrebbero preso parte anche Abramo e il Messia. Ma fatto sta che, mentre Abramo aspettava che Gesù fosse arrivato per fare festa, i figli di Abramo si opponevano. I figli del regno, che cosa è successo? Si chiamavano figli di Abramo, ma uccisero il re e di conseguenza le pene sono tante. Il pensiero rabbinico era agli antipodi di quanto qui espresso da Gesù. Esso auspicava l'avvento di una grande festa per i soli giudei, cui avrebbero preso parte anche Abramo e il Messia. Invece c'è il pianto e lo stridor dei denti. Questa espressione descrive l'eterna agonia di coloro che sanno ma non fanno, e la loro colpevolezza è anche quella di non avere quell'umiltà di ritornare per riprendere la strada con il Signore. Il Signore ci deve essere di aiuto. Quelli che sanno spesso vengono ripresi da Gesù in questo modo, mentre Egli usa misericordia abbondante per tutti coloro che vanno a Lui, usa una rigidità ferrea verso coloro che sanno ma non fanno,
perché non hanno più possibilità di salvezza se non lasciano, se non permettono allo Spirito Santo di rivisitare la loro vita, un'apertura, un vero ravvedimento, un vero ritorno al Signore. Qual era il difetto che avevano queste persone? Che non comprendevano più neppure quando Dio operava. E questo lo stiamo vivendo in questo tempo, perché facilmente, dove lo Spirito Santo si comincia a muovere, questi sono i primi che dicono che quella è opera del diavolo. Cosa dicevano con Gesù? Leggiamo insieme in Marco 3,30. Marco 3,30. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Che cosa dicevano di Gesù? Egli aveva cacciato dei demoni con l'autorità di Dio, con il potere di Dio, e loro cosa dicevano? Che Gesù Cristo era un posseduto, posseduto da uno spirito immondo. Stiamo rivivendo la stessa cosa. Dove c'è qualche movimento che si muove, che c'è la fermentazione spirituale, sono i primi religiosi a dire che quello bisogna stare attento, che quello bisogna stare attento, perché manca il discernimento dello Spirito Santo. E questi, se siamo in questa categoria, abbiamo bisogno di tornare subito al Signore, perché in questo tempo, questo è un male di questo tempo. In questo tempo i religiosi sono cresciuti, le sette sono aumentate e non si distingue più quando c'è lo Spirito Santo che opera o quando c'è il diavolo che opera, perché manca il discernimento spirituale. Come fare? Abbiamo bisogno di ritornare al Signore. Dobbiamo scendere da cavallo come scese San Paolo. San Paolo era un grande religioso. San Paolo era tanto zelante perché onorava Dio a modo suo, ma contro Dio. Quando cambiò la sua vita, quando sulla via di Damasco scese da cavallo e incominciò a camminare con il Signore Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di scendere dal cavallo religioso e imboccare la strada dell'umiltà, seguire Gesù e permettere allo Spirito Santo che operi nella nostra vita. Vogliamo ringraziare il Signore? Facciamoci un esame di coscienza. Siamo più spirituali o più religiosi? Se siamo diventati dei religiosi e lo Spirito Santo non opera nella nostra vita, il Signore attraverso la sua parola questa sera ha voluto dare un messaggio di prevenzione per dire: facciamo ancora in tempo a tornare sui vecchi passi, tornare come quando c'era il primo amore che siamo partiti, perché questa categoria una volta ha sperimentato la presenza dello Spirito Santo nella propria vita, ma in questo tempo si è persa per strada, si è seccata ed è stata senza olio. E il Signore vuole che noi mettiamo l'olio dello Spirito Santo nella nostra vita, perché arda la nostra lampada. Preghiamo il Signore che Dio lo faccia a partire da questa sera. Signore, abbiamo bisogno di Te. Veniamo a Te tutti insieme, Signore, io insieme a tutti i fratelli che siamo insieme, per dire: Signore, se questa malattia ha attaccato anche la nostra vita, per amore del Tuo nome, intervieni e porta guarigione spirituale ai nostri cuori, in modo che possiamo avere quel discernimento di sapere che l'opera Tua è un'opera spirituale e non si può confondere con la religiosità, perché sennò si perde la presenza del Tuo Santo Spirito.
dacci il discernimento necessario, facci ritornare a te, facci fare un esame di coscienza per vedere, perché ti ringraziamo che facciamo ancora in tempo questa sera di tornare a te. Grazie per la tua parola, Padre Dio, per Gesù Cristo, e che per lo Spirito Santo sai dare discernimento ai nostri cuori, come ci dobbiamo muovere secondo la tua parola. Grazie per questa serata, Signore. Benedici i tuoi figli, Signore, in lungo e in largo, e che la tua parola continui a portare frutto per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così vai a rileggere questi versi e lo Spirito Santo ti darà altra luce per comprendere come migliorare il nostro rapporto con il Signore. Nessuno lo può fare per te come lo puoi fare tu, come nessuno lo può fare per me come lo posso fare io. Leggiamo insieme Matteo 12:29, Giovanni 10:10, Matteo 13:39, Giovanni 8:44, Matteo 3:11, Matteo 12:30, Ebrei 6:4, 6:6, 6:8, Matteo 6, Ebrei 6:7, Marco 3:28-29, Matteo 8:12, Marco 3:30. Dio ti benedica. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme condividiamo un'altra porzione della sua parola. Dio ti benedica, pace e buonanotte.